Queste parallele d'acciaio collegano due città da 150 anni. Ecco la loro storia. In questa piantina di fine 800 sono evidenziate le prime linee ferroviarie del nord Italia. Ecco la strada ferrata tra Milano e Vigevano. Separata amministrativamente dal capoluogo lombardo, si è sempre sentita legata a Milano. Già prima del Regno d'Italia voleva ricollegarsi attraverso la strada ferrata. Il cavaliere Enrico Strigelli promuove e sostiene la società anonima per la costruzione del tronco di strada ferrata Mortara-Vigevano e poi la società della strada ferrata Vigevano-Milano. Dal 1854 già esisteva il tratto Vigevano-Mortara. Rimaneva ora il difficile attraversamento del Ticino e il congiungimento con Milano, ancora austriaca. Strigelli anima l'impresa, affiancato da altri illustri personaggi. Da lunghi anni convinto che un ponte sul Ticino nelle vicinanze di Vigevano decidere debba la sorte di questa città e decida la sorte più, e certo non meno, della prolungazione fino a Milano della ferrovia. Il problema principale rimane dunque l'attraversamento del Ticino. Il fiume è spesso soggetto a piene e domare le sue acque non è cosa facile. Si inizia mappando e studiando la zona e i boschi attorno al fiume. Bisogna ricordare che fino a quel momento il fiume veniva guadato in più punti con barche e traghetti. Altri tentativi di ponti in legno erano stati travolti dalla furia del fiume. Nell'anno del Signore 1860 inizia la progettazione del ponte sul Ticino per le due strade, la ferrata e la strada nazionale per Milano. Eccolo! 9 possenti arcate in mattoni dovranno sostenere la nuova strada per Milano e la massicciata del treno. Si inizia scavando nel letto del fiume a una profondità di 12 metri per le fondazioni che sosterranno piloni e volte. Parallelamente si costruisce la massicciata verso Vigevano. Sono numerose le ispezioni del genio civile ai lavori del ponte. Si susseguono i telegrammi di conferma sull'approvazione della nuova strada ferrata Vigevano-Milano. Il 24 aprile 1864, con l'atto di costituzione, si sancisce la nascita della società anonima della ferrovia Vigevano-Milano per Abbiategrasso, con stazione a Porta Ticinese. Così approva il re d'Italia Vittorio Emanuele. Il nuovo ponte passa l'ultimo collaudo. È pronto per sfidare fino ad oggi il fiume e il tempo. Per l'epoca un capolavoro di ingegneria che costò in tutto 2 milioni di lire. Ormai gli ostacoli erano superati e anche i confini si erano spostati con l'unificazione dell'Italia. Finalmente, il 16 gennaio del 1870, un treno inaugurale percorse la tratta. Ecco la macchina a vapore che trainò il primo convoglio con il tender, cioè il piccolo vagone che contiene il carbone e l'acqua.
Parte da Milano Centrale seguendo i binari dell'epoca attraverso il centro città. Porta Nuova, Porta Garibaldi, Porta Tenaglia, Porta Magenta, fino alla stazione di Porta Ticinese, oggi Porta Genova, costruita per l'occasione. Usciti dalla città, ad ogni stazione un bagno di folla. Corsico, Gaggiano, Abbiate Grasso. Tutto fu curato nei minimi particolari, anche il pranzo. Una sosta sul ponte per ammirarne la costruzione. E poi Vigevano, finalmente legata dal binario alla cara Milano. Anche la stazione fu ampliata. Ecco il progetto. I festeggiamenti seguirono in città e nei teatri. Furono scritte lodi per l'occasione. Unico rammarico, la morte del cavalier Strigelli, spirato pochi giorni prima dell'inaugurazione, celebrato dal Boldrini. Come i valorosi sei morto quando la vittoria era certa, eppur chi più di te, cittadino intemerato, avrebbe dovuto gustare la gioia dell'oggi? Il povero verso del poeta, scenda dunque nella tua tomba, è la parola che i morti ascoltano compiacenti. Anche l'artista pittore vigevanese Garberini immortala sul velario del Teatro Cagnoni il passaggio del treno sul nuovo ponte. Su questo ponte e su queste rotaie sono passate milioni di persone.